Questo film è una cosa stupenda, fenomenale. Io da quando sono venuto a Venezia, da quando sono arrivato a Venezia, non sento altro, sono arrivato 2 secondi fa, Tu solo mi dite che è un film eccezionale, bellissimo, ma sento che intorno ci sta un'aria proprio di molta curiosità, attenzione, e gente pure che non l'ha visto mi dice sei bravissimo. Non lo so, così preso dall'emozione. È carina, un po' pallidina. Sta bene, sì? Che pallidina? Sta bene, come? Sta benissimo. È, non è pallidina, è carnagione, è chiara lei di carnagione. Lavorate con Mastro Ian? Come, ancora sta domanda? Già ci ho lavorato una volta con Mastro Ian. Questa è la seconda. Ci ho lavorato la seconda volta, proprio non mi fa la domanda come è lavorare con Mastro Ian. Lavorare con Mastro Ian è... Che dire, Vincenzo Mollica? È una cosa bella, ma proprio che io spero che si possa ripetere nel tempo, perché mi sono trovato molto, ma molto, molto, molto bene. Perché lui è un po' come me. Non c'entra niente, però. Ma cosa avete in comune? Una certa solita cosa, capito? La pigrizia, il fatto di giocare, di non prendersi sul serio, di mangiare, di parlare di altre cose. E allora ci divertiamo a stare insieme, ecco. Quindi questo è, al di là del fatto proprio film, cioè come è venuto il film, ma che ce ne importa a noi? Noi mai ci siamo chiesti a Marcello, ma che film stiamo facendo? Ma come sta bene? Chi ce ne frega? Le cose di scuola se lo vedrà lui alla fine. Io si sapeva che non era venuto buono, mica veniva alla conferenza stampa. Ah, ecco, e certo, dicevo pure io, sono impegnato, sto fuori. Erano problemi suoi, ma non ci siamo mai chiesto, stiamo bene. Cioè, voglio dire, non ci potremmo vedere, anzi, stiamo meglio fuori che quando lavoriamo. E lavorare con scuola? Lavorare con scuola è, insomma, ma laureato attore, come abbiamo detto nella edizione precedente del TG1, avete sentito proprio il laureato attore, me l'hanno detto proprio chiaramente, quindi che posso dire? Insomma, io cercherò di lavorare ancora con scuola, anzi ci lavorerò perché farò il prossimo film, tu lo sapevi già sta cosa. Dilla. O era una domanda un po' ci vedo. No, dilla, dilla. Faremo il prossimo film Capitan Fracasso, io interpreto Pulcinella, sempre per la regia di scuola, non ci sarà Mastroianni, quindi non mi potete chiedere come ti sei trovato con Mastroianni. Ah, ancora mi chiederei come ti trovi con scuola, bene, mica siamo masochisti, noi stiamo male e continuiamo a lavorare insieme. Ci frustiamo a notti a scuola in da stanza, sì, frustami ancora di più, cosa, facciamo un altro film insieme che non ti sopporta, no, stiamo una bellezza, va bene.